40 anni e non sentirli, una vita di ricordi, di momenti vissuti raccolti attraverso fotografie e testimonianze in un libro intitolato Cambiare per rimanere sempre gli stessi. Si tratta della storia del Centro Sociale Club Sassonia che venerdì sera ha festeggiato in un clima di gioia ed emozioni un traguardo di grande valore. 64 pagine con immagini bianco e nero che toccano la mente e il cuore. Poi le foto a colori dei giorni nostri realizzati grazie alla collaborazione e il sostegno di tante persone. Questo libro è un po' il frutto del lavoro di alcune persone, il mio collega giornalista Marco Giovenco, il fotografo Paolo Tallevi e anche l'architetto Gianni Lamedica. Ognuno ha dato il proprio contributo perché questo libro praticamente racconta non solo la storia delle 40 anni del club di Sassonia, ma racconta anche l'antecedente a questa nascita del club, racconta una storia fatta di uomini e soprattutto che provenendo in principal modo dal mare hanno costituito la radice sulle quali dopo si è sviluppato questo club anziani, che è un club anziani abbastanza eterogeneo e abbastanza singolare rispetto ai club anziani di quartiere, perché raccolgono solo le persone dello stesso quartiere, mentre invece questo, stando appunto in Sassonia, raccoglie un po' tutte quella che è la platea degli anziani e delle persone di una certa età che frequentano anche il mare di Sassonia. Un ritrovo importante per l'intero territorio, quello del centro di Sassonia, che offre l'opportunità di utilizzare il proprio tempo libero incoraggiando esperienze aggregative e di scambio, fondamentali per sentirsi meno soli, perché ciò che è bene non è il vivere, ma il vivere bene, diceva Seneca. L'attività principale nostra è l'attività di aggregazione dei soci, poi organizziamo chiaramente degli eventi in corrispondenza delle ricorrenze principali e eventi che promuovono ulteriormente la vicinanza dei soci a questo posto. Oltre agli eventi abbiamo delle attività, quest'anno per esempio abbiamo avuto un corso in collaborazione con il liceo Nolfi Apolloni di alfabetizzazione informatica rivolto ai soci, che ha visto insieme in rapporto 2-1 ragazzi del liceo, terzo anno del liceo, e i nostri soci. È stata un'esperienza bellissima. Cogliamo nell'arco dell'anno tutte quelle occasioni che possono essere funzionali al nostro dettato statutario. Presenti all'appuntamento il sindaco Seri ed altri componenti dell'amministrazione comunale, oltre a tanti amici e la BCC, da sempre attenta alle attività del territorio. Noi siamo vicini a questa associazione e continueremo a farlo. È bello raccontare questa esperienza perché l'esperienza di relazione, di coinvolgimento, di partecipazione è un po' anche il racconto di quella dell'evoluzione che c'è stata anche nelle abitudini, nelle relazioni in riva al mare, in queste zone che raccoglievano persone legate al mare, alla pesca, e quindi raccontarle, scriverle è sempre un bel momento. Durante la serata anche una targa ricordo donata dall'amministrazione comunale al circolo ricreativo per i suoi primi 40 anni.